Mi presento, sono Giacomo Gregoletto e tengo questo talk sul mondo dei droni. Sarà un talk più tecnico, quindi parlerò più del lato tecnologico dei droni, con qualche accenno per esempio anche alla normativa ENAC, quindi quello che riguarda la parte legale, cioè le leggi che regolamentano appunto il volo dei droni. E però sarà sì, più elettronico, diciamo, tecnologico, quello che c'è, diciamo, a bordo di questi velivoli. Allora, intanto una puntualizzazione sulla parola drone. Un drone è una parola generica per indicare un mezzo che si muove in maniera sia autonoma sia telecomandata, cioè radiocomandata da distante. Quindi tutti quei tre lì che vedete sotto sono tutti e tre droni. Abbiamo un ottacottero, che è quello tutto a sinistra, quello centrale invece un aliante, quello a destra invece un drone militare utilizzato dagli Stati Uniti. Sono tutti e tre droni perché sono appunto dei veicoli o velivoli radiocomandati a distanza. Tutto lì. E userò comunque la parola drone per indicare questa cosa qua, questi aggeggi qua, un po' impropriamente però. Ecco qua un po' di terminologia, drone, veicolo, velivolo, radiocomandato a pilotaggio remoto. Il multirotore invece sono questi qua, sono quelli di cui parlerò oggi, che non sono altro che elicotteri a tre o più rotori. Quindi in questo caso noi qua abbiamo quattro rotori, un rotore non è altro che la parte in cui, dove è collegata l'elica e si muove. Questo ha quattro rotori, quindi un quadricottero. E multirotore, termine generico per indicare tutti quanti, SAPR e UAV invece sono delle sigle che vengono utilizzate per esempio all'interno della normativa. Quindi sappiate che SAPR e UAV, che è il termine uguale però in inglese, si riferiscono a questi aggeggi qua. Passiamo a descrivere le tipologie di multirotori. Si distinguono dal numero di rotori che hanno e la loro disposizione. Allora, questo è, come ho detto prima, un quadricottero perché ha quattro motori. Possono averne minimo tre, come tutto quello a sinistra, quindi un tricottero, un ottacottero, quindi otto rotori, come quello centrale, oppure un quadricottero coassiale, che è quello tutto a destra. Come si può notare dall'immagine, ha due motori, uno sopra e uno sotto. Perché si sceglie una configurazione del genere? Perché sicurezza, nel caso in cui uno dei motori si rompa, tu hai un motore subito sopra o subito sotto che compensa il fatto del motore rotto. Di solito la configurazione coassiale o comunque dall'ottacottero in su sono configurazioni più professionali, quindi si vedono su droni, diciamo, utilizzati in ambito professionale piuttosto che l'ambito, diciamo, gioco che si trovano al Fiere dell'elettronica, i dronini, quelli da 20 euro. Ecco qua le varie configurazioni. 4, 6, Y che sarebbe diciamo il tricottero, 8, volendo possono essercene anche di più. C'è anche una differenza tra I e X semplicemente per la disposizione dei rotori. Come sono orientati diciamo, i motori? Possono essere a più, quindi diciamo che avrebbero il motore davanti, oppure AX dove davanti è vuoto. Di solito si preferisce AX proprio perché davanti hai la possibilità di mettere la telecamera e quindi di vedere cosa stai facendo. Se invece posizioni un motore davanti, ti trovi con il motore davanti, se metti una telecamera qua ti vedi l'elica girare. E dopo c'è per ogni tipo di configurazione c'è la versione coassiale, quindi doppio motore. Un ultimo accenno alla normativa ENAC, per tutti quelli che vogliono magari costruirsene uno e iniziare a entrare in questo mondo qua. C'è stato un ultimo aggiornamento che in teoria entra in vigore il prossimo mese, comunque è stato scritto da qualche mese, dove dividono in due categorie tutti i droni, quelli a scopo ricreativo e quelli a scopo non ricreativo. Quelli a scopo ricreativo non hanno particolari restrizioni in sé, ma comunque devi rispettare tutte le altre leggi. Quindi a scopo ricreativo devi comunque, per esempio, rispettare la legge sulla privacy, oppure rispettare le leggi dell'aria. Quindi quando sei in un aeroporto, per 5 km di raggio da quell'aeroporto lì tu non puoi volare. Punto.
Questa è una legge che si applica a qualsiasi velivolo, nel senso che quindi a scopo ricreativo tu non hai restrizione sul veicolo, quindi non hai problemi sul tipo di veicolo che stai utilizzando, però comunque devi rispettare tutte le altre leggi, diciamo. Nel momento in cui non è più a scopo ricreativo, quindi diciamo a scopo di lucro, anche se un vostro amico vi chiede di fare il video della sagra o qualcosa del genere, non è più a scopo ricreativo, tanto per la cronaca. E si è obbligati ad avere una patente che viene rilasciata dall'ENAC, che è l'ente nazionale aviazione italiana, e avere un velivolo certificato, quindi l'ENAC deve avere il vostro drone e vederlo e dire sì, va bene, no, non va bene, no, non va bene perché non rispetta i standard di sicurezza che abbiamo detto noi. Deve avere un terminatore di volo, che non è altro che un telecomando con un pulsantone rosso, che nel caso il drone cominci ad andare per gli affari sui e nessuno riesce più a fermarlo, premi il pulsantone rosso stacca la batteria fisicamente e il drone cade. Questo serve appunto che se tu stai facendo un volo in città, se il drone non riesce più a controllarlo, sta andando addosso a una casa, prima di arrivare addosso alla casa tu gli stacchi la corrente e il drone si ferma. E una gabbia virtuale. Per legge tu poi quando voli devi delimitare un perimetro dove tu sei abilitato a volare, che parte dal punto in cui decolli per 20 metri di raggio per altezza 200 metri. È un cilindro. Tu dentro questo cilindro puoi volare, non puoi andare oltre. Quindi devi poter impostare una gabbia virtuale. Non è altro che il controller di volo che quando decolla con il GPS sa dove è partito. Quindi lui sa che è partito qua. Quando comincia ad andare oltre i 20 metri e arriva al limite dei 20 metri, il GPS lo sa. Invece di continuare si ferma, rimbalza su una parete virtuale che gli hai settato te. L'ENAC obbliga ad avere appunto questa gabbia virtuale, perché per legge tu puoi fare una missione dentro a quell'area lì. Fine. Se tu devi cambiare area dovresti atterrare, delimitare un'altra area, ridecollare e rifare di nuovo tutto quanto. Ok, alcuni tipi di drone sono equipaggiati con il GPS. Il GPS non fa altro che dare le coordinate al drone di dov'è. Quando decolla, lui sa da dove è partito, sa che quel punto lì è il suo centro. Da quel centro lì fai 20 metri di raggio e disegni il cerchio. E quella è la tua area in larghezza, diciamo. In altezza hai 200 metri, quindi hai questo cilindro di raggio 20 metri, altezza 200 metri, dove tu puoi volare. Per l'ENAC tu non puoi andare oltre. Quindi la gabbia virtuale. Esatto, tu devi avere un drone che è compatibile con questo tipo di software qua. Cioè devi impostare all'interno del drone che tu non puoi andare oltre i 20 metri di raggio e 200 metri d'altezza. E non tutti i droni possono farlo, infatti non tutti i droni possono essere certificati dall'ENAC. Tutto qua. Dipende dalle occasioni. Per l'ENAC tu dovresti delimitare l'area in cui stai volando, quindi dovresti mettere gli striscioni gialli e neri in tutto intorno al perimetro e mettere i cartelli con scritto «Hey, sto volando». Ecco, non credo ti facciano problemi se tu non delimiti l'area, comunque fai un volo se non c'è nessuno sotto. Nel momento in cui sei in mezzo a una città e fai, cioè in mezzo alle case e fai un volo, allora è meglio che effettivamente delimiti tutto quanto. E, però non credo, siccome sono leggi nuove, se adesso tu vai da uno che ha fatto la patente e gli chiedi queste cose qua, probabilmente non sa risponderti. Ecco, è molto caotica questa cosa qua, queste regolamentazioni. Io non ho la patente, infatti lo faccio solo a scopo ricreativo. Ho collaborato, ho fatto dei lavori per persone che hanno appunto fatto la patente e mi hanno detto queste cose qua. Le sto citando proprio per motivi di conoscenza e basta. Però sì, cioè ogni mese ci sono revisioni, modifiche, bisogna costantemente starci dietro. Sì, però il punto è che un carabiniere non ha idea di cosa sia un drone, quindi non verrà mai a romperti le scatole. Tu gli puoi raccontare quello che vuoi e lui ti dice, ah sì, ah ok. Ecco, quello che ti viene a rompere le scatole magari è il tipo dell'ENAC proprio, però quante probabilità hai che
passa un tipo lì e ti rompe le scatole. Cioè, ecco. Ecco. Scusa, un'altra cosa, perché a me il discorso della sicurezza interessa tantissimo perché è importante, no? Sì. Il terminatore di volo, no? Per esempio, nell'esempio che hai fatto te, per quello che mi riguardo è pericoloso anche nel momento in cui termino e cade. Sì, vero. Perché, però se tu stai facendo in una zona che non si sa mai che passa qualcuno. Verissimo. Però se tu hai la gabbia virtuale impostata e hai delimitato l'area e quindi non c'è nessuno sotto, se tu sei in quell'area e vedi che il drone non ha più controllo e lo termini, sotto non c'è niente e quindi sei a posto. Esattamente, cioè è tutto un insieme. Quindi secondo la loro logica è giusto. Poi, ecco, ci sono tanti ma in mezzo, però non sono io che ho fatto le leggi, quindi così è. Avrei proprio una domanda sul terminatore di volo come dispositivo elettronico in sé. Sì. Sì. Il terminatore di volo non serve più a niente. È un sistema parallelo, più potente, che come, cioè, perché se solo parte allora, come dire, a me hanno raccontato storie del tipo che tu arrivavi col drone, gli dicevi ho il terminatore, loro neanche guardavano, ti diceva ah ok, il drone è certificato. Ok. Poniamo ipotesi che abbiano controllato tutto quanto. Non controllano se uno trasmette di più, uno trasmette di meno, che potenza ha. È una cosa molto diciamo non precisa, non è per niente precisa. La cosa giusta sarebbe che nel momento in cui il drone perde il segnale del terminatore, il drone si termina o come minimo atterra dolcemente. Io fino adesso non ho mai visto un drone che ha predisposto una cosa del genere. Ho visto quelli che hanno il pulsante effettivamente che tu clicchi e il drone precipita proprio perché stacca fisicamente la batteria. Ho visto addirittura persone che si sono fatti in casa il terminatore con un Arduino, un relè e staccavano la ricevente o l'alimentazione della centralina. Senza centralina il drone non sa più come far funzionare i motori, quindi il drone precipita. Però adesso io, se fossi un ente come l'ENAC, bandirei in maniera assoluta terminatori autocostruiti in casa. Però non c'è scritto da nessuna parte che il terminatore deve essere uno certificato da loro o un modello particolare. Sei libero di fare quello che vuoi e di dichiarare quello che vuoi. E proprio per questo, secondo me, questa legge qua cambierà ancora nel futuro. E per oggi io so queste cose qua. Ecco. Dimmi. Se qualcuno deve riprendere un evento, non so, che si sviluppa per più di 20 metri, come fa? Allora, se uno deve riprendere un evento e sei sopra le teste delle persone, dovresti chiedere la certificazione speciale all'ENAC, fartela rilasciare, non succederà mai, mai, mai. E avere un drone certificato, rispettare tutte quelle regole lì, e se è oltre i 20 metri dovresti atterrare e ripartire, e voilà. Allora, se devo essere sincero, la gabbia virtuale forse non è 20 metri, forse un po' di più. Però non aspettarti 2 chilometri, cioè se non è 20 e 50, no, di più assolutamente. E purtroppo queste sono le leggi che hanno fatto e così rimane. Prima, due regolamentazioni fa, non c'era l'obbligo della gabbia virtuale. Quindi tu una volta fatto la certificazione eri libero di andare dove vuoi. Avevi solo la differenza tra zone urbane e non urbane. Quindi nel momento in cui era in zona non urbana, non c'erano problemi. Quando eri in zona non urbana avevi bisogno di un'altra patente. Adesso questa fortunatamente l'hanno tolta e hanno fatto un'unica patente, però tutti quelli che avevano la patente vecchia hanno dovuto rifarsela e ovviamente non hanno avuto sconti. Ripeto, io non ho la patente, non voglio farla, mi diverto a costruirle e a giocarci, fine. Ecco. Se... Sì, sì, dimmi. Nel momento in cui ho una videocamera sul drone, Quella è una cosa molto... Allora, non è... Telecamera non ti costringe, cioè non è che trasforma lo scopo da ricreativo a non ricreativo. Non c'è un collegamento così diretto. Però entra in gioco tutto il problema della privacy. Cioè tu, in teoria, la legge della privacy dice che se ci sono 10 teste è considerato luogo pubblico. Qualsiasi luogo sia anche in proprietà privata. Se ci sono meno di 10 teste, dovresti chiedere il consenso a ognuna di quelle persone per filmare. Se stai filmando proprietà privata, dovresti chiedere il consenso al proprietario.
quindi capirai anche te che girare il drone, cioè già semplicemente girare il drone verso la casa di uno, ecco. Allora, io di solito qua consiglio a tutti semplicemente di seguire il buon senso. Se tu piloti nel campo di dietro casa tua perché ti diverti a fare le gare, stai riprendendo gli alberi, stai facendo la garetta, ti diverti, non, cioè non succede niente. E vuoi fare il video alla sagra, mettiti in un posto che se cade il drone non cadi addosso a niente e a nessuno soprattutto. Cioè, seguite il buon senso e fidatevi più di quello, perché veramente andate dalla stazione carabinieri di questa provincia o quello che volete e cascano dal pero quando gli chiedete informazioni di questo tipo. Proprio tu gli dici, ma posso fare questa cosa qua? Boh, ti rispondono. Ecco. Adesso magari qua a Vicenza so che c'è un pilota che lo fa per la protezione civile, quindi magari adesso a Vicenza si sono un po' più aggiornati. Però sì, un anno fa tu gli chiedevi e sì. Non si sa, ti rispondevano. Ecco, ok. Allora, funzionamento di base. Allora, per poter volare, il drone ha bisogno di una serie di componenti minimi per poter volare. Eliche, motori, ESC, batteria, radio e ovviamente il controller di volo o scheda centrale o chiamatela come volete. Potremmo anche soprannominarla Arduino, così. E mentre per potersi muovere, siccome non è una macchinina che può semplicemente andare a destra, a sinistra, accelerare, frenare, ha bisogno di un controllo un po' più evoluto. Quando noi stiamo volando abbiamo a che fare in un ambiente 3D. Possiamo muoverci in tutte le direzioni, quindi su e giù, avanti, indietro, destra, sinistra e anche ruotare. Guarda che ho anche un drone effettivamente. Noi possiamo fare tutti i movimenti, quindi questo movimento, questo movimento e questo movimento. In questo caso sono quattro movimenti differenti che sono rappresentati così. In italiano sono rollio, beccheggio, imbardata e l'accelerazione. Quindi, come possiamo pilotare il drone? Dobbiamo controllare i nostri quattro motori in base alle richieste che inviamo noi. Allora, normalmente su un aereo, per chi magari ha già fatto modellismo, tu hai la ricevente della radio collegata direttamente al motore o alle pale, e quindi tu hai il destra sinistra che muove le pale così e l'acceleratore che fa semplicemente girare più o meno l'elica. Non si può fare assolutamente una cosa così con il drone, per il semplice fatto che ti ritroveresti con un joystick in cui ogni movimento di una levetta comanda un motore. Ecco, adesso non so se vi potete immaginare cosa vuol dire comandare motore per motore mentre volate. Eccolo lì. Quindi bisogna dare una logica, un'intelligenza al drone per dire io voglio andare avanti. Bon, perfetto, quindi muovimi i motori di conseguenza, muovimi sull'asse che mi interessa. Ecco qua. Quelli a destra sono i quattro movimenti che vi ho appena descritto, quindi rollio, beccheggio, imbardata e l'accelerazione. Quindi quello che dobbiamo fare è appunto muovere i motori in base alle nostre richieste, in base alle richieste del nostro radiocomando. Passo un attimo a una parte tecnica e fisica, che è l'elica. L'elica ha tre caratteristiche principali, che è il tipo di materiale, la lunghezza e l'angolo. Ho messo il tipo di materiale perché qua entra di nuovo in ballo l'ENAC. Per esempio, tutti i materiali in fibra di carbonio o fibrosi, quindi anche fibra di vetro, sono banditi da competizioni e qualsiasi cosa del genere, perché se si rompono hanno fibre e sono molto duri e saltando potrebbero far male a qualche persona, quindi sono completamente banditi soltanto materiali plastici o materiali morbidi, abbastanza morbidi ovviamente. La lunghezza e l'angolo, quindi quanto grande è l'elica e quanto inclinata è. Più l'elica è inclinata, più darà forza per alzare il drone. Più l'elica è lunga, stessa cosa in un altro metodo. La lunghezza ovviamente varia in base a quanto grande è il drone. Un drone molto grosso avrà bisogno di eliche più grosse, un drone più piccolo avrà bisogno di eliche più piccole. L'inclinazione invece abbiamo bisogno di eliche poco inclinate nei droni, al contrario degli aerei, perché i droni hanno i motori che fanno molti giri e quindi hanno bisogno di eliche che non facciano troppa resistenza all'aria.
quindi devono essere meno inclinate possibili, cioè no piatte perché sennò non sono più eliche, però devono essere poco inclinate, al contrario di un aereo invece che ha un'elica molto inclinata perché deve dare tutta la forza necessaria per poterlo alzare. Il motore, tensione, amperaggio, wattaggio e kV. Ecco, questo entriamo nella parte più elettronica. Per poter scegliere un motore bisogna guardare queste caratteristiche qua. La tensione sono semplicemente a quanto va alimentato massimo e minimo. Quindi serve semplicemente per decidere che tipo di batteria volete mettere o semplicemente quanto volete che consumi il vostro drone. Più volte ha, più consumerà probabilmente. Wattaggio di conseguenza e l'amperaggio anche qua di conseguenza. I primi tre parametri li dovete semplicemente scegliere in base a quanto volete che consumi il drone. Il wattaggio di solito vi dà un indice di quanto ottimizzato è il drone, di quanto ottimizzato è quel motore lì. E più andate su quel wattaggio e più ovviamente il vostro motore consumerà e quindi la batteria durerà di meno. Però farà più forza. Se invece andate giù col wattaggio, avete un motore che magari fa meno forza, però dura di più nella batteria. Il kV sono RPM per volt. RPM sono rotation per minute, cioè il numero di giri che fa in un minuto. Quella caratteristica lì indica quanti giri fa il motore, quanti giri al minuto fa il motore per ogni volt applicato. Cosa comporta? Comporta che se avete un motore con un kV molto basso, a variazioni di tensione, lui risponderà più lentamente, cioè cambierà pochi giri, quindi sarà un motore più dolce, più tranquillo. Mentre se aumentati i kV, vuol dire che a un volto, a due volte, i giri per minuto aumentano di molto e quindi avete un motore molto più scattoso, molto più reattivo, molto più veloce. Quindi, cosa comporta? Comporta che motori con alti kV vanno bene per esempio su droni da gara, droni che devono essere veloci, scattanti e molto agili, mentre kV molto bassi vanno bene per esempio su droni che fanno video, che devono avere una inquadratura stabile, che devono essere molto fermi, molto stabili e facili da controllare ovviamente. Inoltre, bassi kV tendenzialmente il motore è anche più preciso, quindi risponde più precisamente ai comandi che gli dai. Il controllo è trifase, per l'esattezza. Adesso arrivo al componente appunto che fa il controllo, che è l'ESC. L'ESC è, di solito sono nascosti qua nei bracci, sono delle piccole schedine che vanno collegate direttamente alla batteria e tu gli invii un segnale PWM, per gli elettronici, che non è altro che un segnale che è una percentuale, gli dici da 0 a 100%. E lui cosa fa? Si preoccupa di prendere la potenza della batteria e convertirla, in base alla percentuale data, in giri per minuto, cioè far muovere il motore. Lui dà solo potenza e basta, quindi come risponderà il motore dipenderà dalla caratteristica del motore. Infatti, le uniche caratteristiche che ha è semplicemente voltaggio e amperaggio. Questo componente lo scegli semplicemente in base a che batteria hai scelto, che motore hai scelto, basta. La batteria, ci sono vari tipi di batteria che sono tutti acronimi, LiPo, LiFe, sono tutti di solito, almeno negli ultimi anni, batterie che si basano sul litio, quindi simili a quelli del cellulare, diciamo. Quelli del cellulare sono LiMH. Però hanno un problema rispetto a quello che serve a noi. Le batterie del cellulare sono pensate per contenere molta potenza, però rilasciarla molto lentamente, cioè non riescono a dare scariche forti. Nei droni, che abbiamo quattro motori che devono rispondere immediatamente ai nostri controlli, hanno bisogno di scariche molto molto forti, quindi abbiamo bisogno di una batteria che riesca a erogare tranquillamente anche 100 ampere senza tanti problemi. Dipende ovviamente da quanto grande è il drone, che quanto devi alzare di peso, però abbiamo bisogno di batterie più potenti. In questo caso arriva le LiPo, che sono le più comuni.
sono polimeri di litio, quindi simili a quelli del cellulare, però che riescono appunto a scaricare moltissimo. Qual è la controindicazione? È che se una batteria da 2000 mAh di un cellulare è grande così, la lipo invece è grande 5 volte tanto. Sono molto più voluminose e un po' più pesanti di solito, però siamo costretti ad utilizzarle. Dobbiamo scegliere il numero di celle. Allora, sì, abbiamo scelto la tensione per gli ESC, per il motore, quindi sappiamo che tensione dobbiamo dare al nostro motore. Quindi dobbiamo scegliere appunto una batteria che sia in grado di dare questa tensione. Come facciamo a misurarla? Le batterie sono formate, strutturate in celle. Ogni cella ha una tensione. Quindi una cella a 3,7 volt, quindi se dobbiamo arrivare a una tensione di 12 volt abbiamo bisogno di 4 celle, se dobbiamo arrivare a 11 volt abbiamo bisogno di 3 celle, più o meno. E quindi per misurarlo si guarda la S, 1S, 2S, 3S non sono altro che il numero di celle che sono collegate. Quindi 3S abbiamo 11,1 volt, 2S abbiamo 7,4 volt, 4S siamo a 13, 14 se non sbaglio, si guarda quel numeretto lì per sapere, altrimenti ti scrivono direttamente la tensione fuori per comodità, ma non tutte le batterie. E dopo dobbiamo guardare l'amperaggio e la capacità di scarica. L'amperaggio è scritto in ampere e indica effettivamente quanto capiente è quella batteria. Per sapere quanto effettivamente riesce a scaricare bisogna guardare i C. Allora, ogni batteria ha due cavetti, uno che ha solo due poli, color nero e color rosso, e invece uno che ha più poli, quindi più cavetti diciamo, in questo caso ne ho quattro. Questa è una 4S, quindi ha quattro celle. Il cavetto più piccolo, formato da più filetti sotto, serve per caricare la batteria. Per caricare la batteria la carichi alla velocità, all'amperaggio che c'è scritto sopra la batteria, in questo caso ho 1400 mA, che è la capacità della batteria. Mentre per sapere quanto ampere riesce a scaricare, quindi dall'altro cavetto, bisogna moltiplicare la capacità della batteria per il numero di C della batteria. Quindi se abbiamo bisogno, questa per esempio è una 1400 mA per 65C, quindi questa fa parecchi ampere. E vabbè, non voglio fare il conto. Questo serve soltanto per sapere se la nostra batteria riuscirà a reggere tutti i motori che abbiamo scelto. Se abbiamo scelto 4 motori che fanno 20 ampere massimo l'uno, avremo bisogno di una batteria che farà minimo, ma proprio minimo, 80 ampere. Sarebbe meglio fare 90 ampere perché non hai solo i motori da alimentare alla fine. Arriviamo alla parte della radio, che è composta da due parti, diciamo. Una è il radiocomando in sé, cioè quindi il joystick che ti permetterà di controllare il tuo aeromodello, e un'altra invece è il suo ricevitore, cioè quello che riceverà i segnali inviati dal radiocomando e che li passerà al drone, al controller di volo. Quali sono le sue caratteristiche? Potenza e numero di canali. La potenza indica semplicemente quanto distante riesce ad andare la radio. Più watt vuol dire che è una radio che trasmetterà più distante possibile. Non c'è un corrispettivo wattmetri, non si riesce più o meno a capire. Però di solito una radio mediamente buona tira 2 km, comprata adesso. Quindi di solito i watt quasi non si guardano, perché tirare 2 km è difficile a vista di solito. Il numero di canali invece sono i numeri di segnali che riesce a inviare. Prima avevo parlato appunto di come poter muovere il drone all'interno di uno spazio 3D, quindi di muovere i tre assi, quindi il beccheggio, il rollio e l'imbardata, più l'accelerazione. Ne ho detti 4, quindi ho bisogno di 4 levette, diciamo. Io adesso qua ho 4 levette che si muovono su e giù e destra e sinistra.
come vedete anche una levetta, il su e giù rimane fermo in un unico punto. Questa qua è la nostra accelerazione, che quando è giù, ferma, immobile, in fondo, 0%. Quando è al 100% invece il drone decolla a massima potenza. Il destra e sinistra della levetta dell'accelerazione controlla l'imbardata, cioè la rotazione del drone. Mentre l'altra levetta, destra e sinistra, controlla l'inclinazione sull'asse Y e la su e giù invece l'inclinazione sull'asse X. Quindi lì c'è uno schema con dei quattro controlli. Quindi per riuscire a muovere il drone in aria, cosa dobbiamo fare? Nel momento in cui devo farlo muovere a destra o a sinistra, devo inclinarlo in questa maniera qua. Inclinandolo in questa maniera qua, i motori spingono da questa parte, quindi il drone di conseguenza si muoverà di qua. Dall'altra parte, identico. Stesso discorso si applica avanti e indietro. Se io lo inclino in avanti, lui comincerà a muoversi in avanti. Se io lo inclino indietro, indietro. L'accelerazione semplicemente controlla tutti e quattro i motori, quindi tutti insieme andranno a muoversi, ad accelerare o ad decelerare. Per comandare invece la rotazione, bisogna guardare il verso del motore. Adesso qua non si vede molto, però questo e questo motore girano verso in un verso, questo e questo motore invece girano in un altro verso. Questo perché? Girando in un verso, il motore applica una forza anche al braccetto. Se il motore gira da questa parte, applicherà una forza che sarà questa qua. Per compensare questa forza qua, quindi tenere fermo il motore, applicano una forza contraria al motore subito dopo. E questa cosa qua si applica a tutti i motori, in modo da compensare tutte le forze che ci sono in atto sul nostro telaio. Nel momento in cui devo ruotare, prendo i due motori che ruotano dalla stessa parte, cioè dalla parte in cui voglio ruotare, e accelero. Mentre gli altri due motori che ruotano dalla parte dove non voglio andare, e li decelero. In modo che così aumento la forza dalla parte in cui voglio girare. E quindi il drone ruota. Il tricottero è leggermente differente. Il tricottero ha tre motori e un servo, quindi ha sempre quattro parti che si muovono effettivamente. Il servo dietro, pensa che questo sia il braccetto dietro, fa questo movimento qua. Praticamente inclina il motore per questo senso qua, e quindi se tu vuoi stare veramente fermo così, tu in realtà hai il motore che è leggermente piegato, perché il motore sta facendo una forza che va oltre ai due davanti. Perché i due davanti si compensano l'uno con l'altro, quello dietro invece da solo, quindi è leggermente piegato per compensarsi. Il tricottero però ha una cosa bella, che è il grado di libertà. Il tricottero può muovere il motore così, e quindi può fare un movimento così che è istantaneo, che è molto veloce. Infatti sono molto interessanti per il fatto delle gare, i tricotteri, perché hanno proprio più maneggevolezza da quel lato lì. Poi dipende ovviamente, perché introduci tutta un'altra serie di problemi, che sono appunto quanto veloce è il servo a rispondere, che forza riesce a tenere, quanto preciso è, quindi ci sono altre cose da guardare. Passiamo al controller di volo, cioè il cuore del nostro drone. Qua ci sono quattro esempi di controller di volo, di cui due sono basati su Arduino, o comunque nati da Arduino, quello in alto a destra e quello in alto a sinistra e quello tutto a destra. Gli altri due invece sono progetti di altre aziende. Quello al centro è una centralina commerciale e costa all'incirca sui 200 euro, gli altri invece costano sui 20-30 in base a dove le comprate. Più o meno hanno tutti le stesse capacità di base. Cioè tutti possono comandare un drone normalmente, senza nessun problema.
La differenza tra uno e l'altro sono le capacità in più. Quindi cosa deve fare il controller di volo? Il controller di volo riceve i segnali dalla radio, cioè i segnali che gli inviamo noi dal radiocomando, utilizzando la ricevente. Deve rilevare dei movimenti anomali, quindi se per sbaglio, se per caso c'è del vento o il drone va addosso a qualcosa o un bambino gli tira una freccia addosso, deve vedere che sta succedendo qualcosa. Qualcuno sta muovendo, un oggetto esterno sta muovendo il drone fuori da quello che gli sto inviando io dai comandi. E quindi il drone deve reagire di conseguenza e aggiustare, per quanto possibile, questi errori qua. Deve appunto controllare la velocità di ogni motore. Quindi io se gli dico vai avanti, lui deve controllare appunto la velocità dei motori per farmi andare avanti. In questo caso, se io devo andare in avanti, quindi fare così, lui aumenterà la velocità dei motori dietro e rallenterà leggermente i motori davanti, in modo da ottenere questo movimento qua e farlo muovere in avanti. Idem per tutti gli altri movimenti che ho già detto. E funzionalità avanzate, che sono la principale differenza tra un controller piuttosto che altro. GPS, gimbal, telemetria sono tre esempi. Il GPS, che è il più comune, è proprio quello di riuscire a sapere dov'è. Quindi, per esempio, per fare la gabbia virtuale deve avere il GPS, avere le coordinate, avere uno strumento per avere le coordinate di dove si trova. Il gimbal invece è lo stabilizzatore della fotocamera, credo sia uno dei più famosi a livello dei droni. Quindi un braccio che ti permette di tenere stabile la videocamera mentre voli. E sopra ho un altro drone con questo. Praticamente se il drone si inclina, la telecamera deve rimanere ferma immobile, in modo da avere una ripresa fluida. E non che se io muovo il drone così la telecamera mi fa questo movimento qua, perché è una ripresa che non è semplicemente utilizzabile. Un'altra funzionalità avanzata, per esempio, è la telemetria. Cioè il fatto che il drone invia dei dati, per esempio al telefono, al computer o a qualche altro dispositivo, e gli dica in che stato è. Quindi magari le coordinate GPS ti trovi con il telefono a vedere dov'è, oppure quanto è la percentuale della batteria o altre informazioni utili. Per poter riuscire a intervenire in caso di vento, deve sapere cosa sta succedendo. Per sapere cosa sta succedendo ha bisogno di una serie di sensori. Giroscopio e accelerometro sono i due obbligatori da avere. Il giroscopio rileva praticamente l'inclinazione, semplicemente l'inclinazione in cui è il drone, mentre l'accelerometro rileva la forza, cioè che forza e in che verso si sta applicando. Avendo questi due qua, lui riesce, il controller di volo, a calcolare dove, diciamo, è arrivato il dardo del bambino che ha lanciato e quindi a sapere che per tornare dove era prima deve fare il verso contrario. Altri sensori sono barometro, altimetro, bussola, magnetometro, GPS, di solito vengono usati tutti insieme, che servono per esempio l'altimetro per misurare a che altezza a livello del mare è il drone, quindi semplicemente sapere quanto alti siamo. La bussola e il magnetometro sapere la direzione dove stiamo guardando, nord, sud, ovest, est. GPS invece per le coordinate. E gli unici due obbligatori sono giroscopio e accelerometro, che senza di loro il drone non riesce a non si riesce a pilotare. Quindi il controllo di volo che ti dice il caso di vento, no? Sì. Sì. Informazioni. Sì. E dice ok, poi la situazione è abbastanza. Beh, tu non puoi vedere cosa sta succedendo sul controller di volo. Cioè, una volta che il drone è in aria, tu non puoi sapere cosa sta succedendo. Puoi saperlo se il drone ha la telemetria, cioè se il drone invia i dati, ed è possibilissimo, puoi inviarti i dati e vederlo sul telefono. Quando hai la telemetria puoi vedere effettivamente in che stato è, quindi se c'è vento, quanto sta ballando, e in che punto è il GPS, quanto inclinato è,
perché se vedi che lui è se lui è fermo in un punto, in quella coordinata, però è inclinato così, io mi aspetto che ci sia un vento incredibile in questa direzione qua. E dopo sta a te se vuoi pilotare o no, se vuoi farlo atterrare. Puoi scegliere te. Tu vedi i dati e decidi di conseguenza. Nelle prime esperienze uno si chiede fino a che punto riesco. Chiaro. Dipende da come è costruito il drone e dall'hardware che hai. Per esempio, se tu hai un drone giocattolo comprato in fiera, diciamo, hai probabilmente un radiocomando che non riesce ad andare oltre i 100 metri. Quindi ovviamente non volerai mai oltre i 100 metri. Come fai a scoprirlo? Vai oltre i 100 metri, vedi che il drone precipita e l'hai scoperto. E per il vento, anche lì dipende per esempio da quanto pesante è il drone. Se è un drone molto leggero, soffrirà molto del vento, perché basterà uno spiffero d'aria e il drone comincia a muoversi. Il controller di volo può recuperare questa situazione qua, però può recuperare in base anche a quanto potenti sono i suoi motori, perché se un drone si muove molto, il controller di volo tenta di tornare indietro, però se ha dei motori poco potenti, la sua reattività sarà poco potente. E quindi dipende dal tipo di drone proprio. Ecco. Tutto lì. E lì sta al pilota volare, provare a vedere quanto riesce a tirare nei limiti ovviamente del possibile. Perché sì, un drone giocattolo andare in un giorno molto ventoso, in uno spazio apertissimo con l'erba alta così, vuol dire veramente andare in cerca di perderlo proprio. Ok. Il controller di volo. Quindi il controller di volo, ho detto tutto quello che fa, cosa serve. Come fa a farlo? Col software. Ci sono un sacco di software, firmware, programmi che si possono installare all'interno del controller di volo. Alcuni arrivano già programmati, quindi basta che li comprate, li attaccate e bene o male già volano. Per esempio uno era il DJI, quello che avevo detto che costava 200 euro, la centralina arancione che avete visto prima. Quello arriva già programmato, voi lo attaccate, potete collegarvi con l'USB, fare delle calibrazioni, ma bene o male lui è già pronto per volare. Altri invece, di solito sono quasi tutto il resto, si basano su software open source e progetti open source che sono più orientati, più che a essere semplici, più a essere configurabili. Quindi saranno più difficili da configurare, da calibrare, da far funzionare bene il drone, però hanno un grado di libertà molto molto ampio. Per esempio la centralina, quella che costa 200 euro, se volete il GPS dovete prendere il suo GPS che costa altri 80 euro e non avete altra scelta. Mentre con questi qua potete prendere un GPS a caso e collegarlo, però dovete configurarlo, quindi dipende cosa si vuole ottenere. Di solito per un drone più grosso possibile si andrà verso l'autocostruzione, quindi si preferisce avere una centralina molto flessibile, quindi che sia compatibile con più cose possibili, proprio perché avendo un drone di un certo livello si prende una centralina di un certo livello. Se invece si vuole un drone più semplice possibile, magari perché si fa solo per video, si tenterà, magari spendi un po' di più, però hai una centralina più semplice da montare, più semplice da configurare e sei a posto, budget permettendo ovviamente. E i tre lì scritti sotto sono i tre principali: Arducopter, che è un progetto nato su Arduino, che è ArduPilot appunto, Base Flight, Clean Flight, tutta la famiglia Flight, e MultiWii. Non li descrivo uno a uno perché ogni software ha i suoi parametri, le sue configurazioni, i suoi metodi per connettersi e configurare, quindi non riesco a coprirli tutti adesso. In base alla scelta ci si va a documentare su quel software lì e si va a configurare, si impara a configurarlo. Come si fa a scegliere? Appunto dalle feature che ha un software piuttosto che un altro. Attualmente Arducopter è quello che ha tutto, ma veramente tutto. Per esempio ha il torna a casa oppure la missione programmabile, quindi tu ti colleghi al drone con il computer
e utilizzando Google Maps gli imposti i punti in cui deve passare, all'altezza che deve passare e magari anche all'ora in cui deve passare, salvi quella missione lì e il drone in automatico fa tutto. Parte all'ora che deve partire, si alza all'altezza che ha impostato, passa per i punti che gli hai detto di cui deve passare e dopo torna a casa. Tutto automatico. Ci sono funzionalità anche più avanzate. Arducopter tenta di essere compatibile con tutto, veramente tutto. Base Flight, Clean Flight invece è un software più, diciamo, per gare. È più orientato alle gare, quindi a essere configurabile soltanto nella parte, diciamo, di movimento, accelerazione, tutto quello che riguarda le gare. MultiWi invece è un altro software open source, è più semplice per come è scritto, però più difficile da configurare, nel senso che è più facile da installare e da attaccare la prima volta, però per ogni calibrazione hai bisogno di attaccare Arduino, ricompilare tutto quanto, quindi un po' più fastidioso da utilizzare, diciamo così. Qua ci sono alcuni utilizzi appunto di cosa può fare il controller di volo. La stabilizzazione del volo, quindi per esempio se tu voli, se tu adesso vuoi inclinare il drone verso sinistra, tu gli dici inclina il drone, lui comincia ad andare da questa parte qua. Se vuoi fermarti non serve, cioè non basta mettere il drone dritto, perché lui comunque essendo per aria ha inerzia e quindi lui continua un minimo ad andare verso sinistra. Bisognerebbe dargli il colpo contrario per quell'attimo per stabilizzarlo. La modalità stabilizzata, la stabilizzazione del volo, vi fa questo in automatico. Quindi voi dite voglio andare a sinistra, quindi piegate la levetta a sinistra, il drone comincia ad andare. Nel momento in cui lasciate la levetta, in automatico il controller del volo sa, boh, lui vuole fermarsi, perfetto. Fa questo movimento qua e si ferma dove avete lasciato la levetta. Se invece non la attivate, lui continua ad andare per gli affaracci suoi fin tanto che ha inerzia. E limitare la velocità massima di movimento. Questo per esempio è una cosa per sicurezza o per chi magari ha dell'attrezzatura molto delicata all'interno del drone. Se un drone sta per esempio sollevando una videocamera, una fotocamera molto costosa, voi non volete che il drone faccia questo movimento qua, per ovvi motivi. Quindi la centralina obbliga il drone a muoversi a un massimo della velocità e non andare troppo veloce. In più obbliga ad avere un massimo di angolo di movimento, quindi lui arriva magari a 45 gradi e oltre non va. Cioè, questo è la massima velocità che può ottenere. La gabbia virtuale, che è quella che ho parlato prima, che obbliga l'ENAC ad avere. L'atterraggio facilitato automatico. I punti più difficili, diciamo, sono l'atterraggio più o meno e il decollo e l'atterraggio, perché nel momento in cui voi accendete il motore l'aria che viene spinta dalle eliche verso il basso dopo vi ritorna in su, rimbalza e quindi vi disturba mentre decollate. Quando voi decollate la centralina capisce che avete questo problema perché vede il drone che comincia a ballare e quindi vi aiuta a non ribaltare il drone, e questo magari non vi sembra una cosa molto utile, ma vi assicuro che la prima volta che ne alzate uno dopo capite cosa voglio dire. La programmazione del percorso di volo, quindi quello che ho detto prima, avere Google Maps sul computer, impostare i punti all'altezza che vuoi te, lanciare la missione e il drone in automatico comincia a seguire quei movimenti lì. Oppure l'atterraggio automatico di emergenza, cioè il torna a casa. Avendo il GPS, il drone sa da dove è partito, cioè sa la coordinata di dove è partito. Nel momento in cui vede che ha troppa poca batteria, si è allontanato troppo, oppure perde il segnale della radio, quindi non ha più un link al proprietario, lui in automatico si gira e torna a casa e atterra da dove è partito. Si possono fare anche molti altri utilizzi. Per esempio ci sono dei finlandesi che hanno attaccato una motosega sotto un drone e si sono divertiti a tagliare le piante con il drone. Il controller di volo, avendo i progetti open source, è assolutamente libero dalla propria configurazione, si può veramente spaziare su qualsiasi cosa.
Adesso per esempio la un'associazione ospedaliera, qualcosa del genere, stava pensando a un drone con un defibrillatore attaccato sotto, e quindi se c'è una persona che ha bisogno di una defibrillata in volo, lancia il drone, non serve la presenza dell'uomo, il drone si piazza sopra il tipo, lancia giù le due cose e dà la scossa. Ecco, è un prototipo, io non la vedo bene come cosa, però va bene. E questo è uno schema completo, diciamo, del drone con i componenti minimi, cioè soltanto quello che serve per farlo volare. Abbiamo la batteria che si collega, io non ci arrivo, la batteria che si collega alla centralina, al controller di volo, che è il quadratino rosso. A sinistra del quadratino rosso abbiamo l'aggeggino nero, che non è altro che il ricevitore della trasmittente. Dopodiché abbiamo collegati sempre alla centralina i quattro ESC e i quattro motori con le quattro eliche. Questi sono i componenti minimi proprio per costruire un drone. Ecco qua il gimbal. Quello lì è appunto il stabilizzatore della videocamera. Di solito si posiziona sotto proprio per non avere i bracci del drone in mezzo all'inquadratura, e permette appunto di tenere stabile la videocamera, come ho spiegato prima. Sì, all'interno del gimbal c'è un mini controller di volo che ha sempre anche lui giroscopio e accelerometro, e vede come si sta muovendo il drone anche lui, e quindi ha dei motori che stabilizzano, cioè che fanno l'operazione contraria, il movimento contrario per tenere stabile la telecamera. Un altro optional è l'FPV. First person view, quindi visione in prima persona, che non è altro che la telecamera, il trasmettere il video del drone a uno schermo, a magari degli occhialini 3D, comunque a un altro posto, in modo che io da terra riesco a vedere come se fossi all'interno del drone, come se stessi veramente pilotando il drone. Questo ti permette di avere precisione nei movimenti. Se per caso stai sorvolando una zona piena di alberi, e però sei costretto anche ad avvicinarti agli alberi, al suolo il più possibile per vedere qualcosa, questo ti permette di vedere quanto distante sei dalle foglie, cioè ti permette di avere precisione nei movimenti e renderti effettivamente conto di quanto vicino sei ad oggetti o ai vari ostacoli. Un altro optional è il GPS, questo è per esempio Google Maps, dove imposti le coordinate in cui deve muoversi. Lui ti dice qual è la home, i movimenti che fa, e dopo gli salvi la missione. E io non credo che abbiamo internet qua, vero? Questi sono degli esempi di usi alternativi di droni. Il primo è Amazon Prime Air, che non so se magari avete già visto il video di Amazon. Amazon adesso vuole fare le consegne tramite drone. Ha avuto dei problemi all'inizio, proprio perché un drone normalmente, se è costruito benino, dura un quarto d'ora in aria. Se è costruito bene dura mezz'ora, se non è costruito bene dura molto poco. E mezz'ora di autonomia è già molto buono, però considerando che Amazon deve consegnare dei pacchi, quindi il drone deve trasportare dei pesi, la batteria, la durata non è molto buona. Quindi ha sviluppato un drone trasformabile, un ibrido tra aereo e drone, cioè un drone che permette l'atterraggio e il decollo in modalità drone e il movimento tramite aereo. La cosa positiva dell'aereo è che ha un solo motore che lo spinge in avanti, e le eliche e le ali fanno il resto, che tengono. Okay.
metti, no. Ok. Vediamo se riusciamo a... Ok. Se riusciamo. Eccolo qua. Eccolo qua. Nel momento in cui lui deve partire, attiva un'elica dietro, comunque un propulsore posteriore, e entra in modalità aereo spegnendo completamente i quattro motori da drone. Quindi permette di avere il movimento di un aereo, che consuma poco perché è un unico motore da alimentare e viene sorretto semplicemente dalla velocità. Nel momento in cui invece deve atterrare, cosa fa? Spegne il motore dietro, riattiva i quattro motori da drone e atterra. Adesso questo drone è anche molto evoluto perché quello lì è un pezzettino di carta che ti dà Amazon, lo metti per terra, il drone con una videocamera riconosce dov'è il punto e sa dove devi atterrare. Questa cosa attualmente è in funzione, mi pare, in Inghilterra e in alcuni stati dell'America. È assolutamente in test e ha un raggio di consegna di 20 km, detto da loro. Questo invece è un drone subacqueo. Hanno completamente sigillato cavi, centralina, connessioni e li hanno isolati dall'acqua e hanno riprogrammato la centralina per poter essere comandabile anche all'interno di un ambiente acquatico. Questa cosa qua è un prototipo ed è l'unico cliente attualmente interessato sono i militari. Sono aziende militari che sono interessate appunto in un drone che possa muoversi anche in ambienti acquatici. E ovviamente se un drone per aria sta in aria un quarto d'ora, muoversi in acqua è peggio ancora perché hai un liquido e quindi i motori consumano di più. Hai un effetto positivo che è il raffreddamento. I motori sono raffreddati perché sono all'interno del liquido. Però comunque consumano molto perché devono fare molta più forza del normale. Questo è un esempio della libertà che ti dà quei software open source. Allora, qua ci sono due piloti, uno a destra e uno a sinistra. Quello a destra con lo schermo pilota il drone, quindi muove il drone e vede dallo schermo dov'è. Quello a sinistra invece, quello senza schermo, comanda la motosega, quindi l'accelerazione, com'è inclinata e anche questo movimento, se non sbaglio. Fa abbastanza, sì, abbastanza. Però gli americani hanno risposto con il drone con la pistola. No. Ecco, l'ENAC non credo...
Puoi dirgli che è il Terminatore, però non credo. Non credo accetti. Cioè, io immagino che sia comunque un supplizio pilotare una cosa del genere, perché sono in due. Piccola parentesi, la motosega ha attaccato un gimbal. A un gimbal. Quello per la videocamera, ne hanno comprato uno molto grosso e hanno attaccato la motosega lì. Perché se si piegava il drone, no, si piegava la motosega, no. Esatto. Ecco. Questo invece è un ibrido tra macchinina radiocomandata e drone. Questo attualmente qualcuno ha tentato di replicarlo in forme molto più grandi, quindi fare una macchina tipo grande così con le quattro eliche. Il problema è che finché è piccolo così e leggero si riesce ad alzare. Quello grande con ruote grosse così. Anche questo è interessante, hanno fatto dei prototipi militari proprio perché nel momento in cui ti trovi un ostacolo davanti, attivi la modalità drone e lo salti via. Quando invece devi muoverti e avere l'autonomia più lunga possibile, ti muovi in modalità macchina, quindi sfrutti le ruote per fare chilometri, muoverti tantissimo. Nel momento in cui devi saltare via qualcosa o non puoi proprio saltarlo via con le ruote, voli e passi. Questo è stato un progetto finanziato su Kickstarter e volevano tentare di costruire un drone alimentato solo dall'uomo, quindi far alzare un drone con una persona che pedala. C'è stato dietro un team di tipo 15 ingegneri per calcolare tutto il peso e la grandezza delle pale. Non so. C'è un'intervista in cui voi adesso lo vedete lì più o meno tranquillo. Nell'intervista il tipo che stava pedalando ha detto che stava soffrendo in una maniera, cioè somiglia che si alza da solo, però in realtà sta veramente pedalando il tipo. Finito. Lo schermo è finito. Fine. Grazie.